Confidavo che si potesse attendere. Temo di no, maestà. Le due istituzioni, la corona e il governo, funzionano solo se si sostengono a vicenda, solo se si fidano l'una dell'altra. Non si può che ammirarlo. Winston è considerato il padre della nazione. Vostra maestà. È una situazione delicata che ho pensato di dover discutere di persona. A che proposito? La sua posizione come primo ministro. Devi agire adesso, Anthony. È il tuo momento. La nazione ha bisogno di un uomo più giovane e dinamico. In molti hanno messo in discussione se abbia tuttora qualcosa da offrire nella vita pubblica. La risposta è che sì, ce l'ho. Ossia, lasciare sul trono una sovrana istruita al suo dovere. Che cosa volevi? Una laurea? Nessuno vuole un docente universitario come sovrana. Vogliono una regina. Sì, una regina assolutamente impreparata a confrontarsi con le persone che deve incontrare. E che il futuro porti pace, soddisfazioni e vera felicità. Oggi sono stato testimone di scene che non avevo più visto dagli oscuri giorni dei bombardamenti. La regina non dovrà mai sapere quanto le abbiamo nascosto. Mentre giuravo solennemente che avrei regnato sul mio popolo. Ma come posso farlo se i miei ministri mi nascondono la verità? E allora bisogna domandarsi qual è il vero scopo della corona.